Ciao ragazze, allora oggi sono qui per parlarvi di un prodotto un po' diverso dal solito. Come potete leggere dal titolo, oggi vi parlo di un prodotto sbiancante per denti, della marca Smile Shines, Shines, penso si pronunci così. È una marca americana ed è praticamente un kit sbiancante per denti. Questo kit qui sul sito ha un valore di 299 dollari. Col mio codice sconto che vi lascio sia qui scritto, insomma, che nell'info box lo potete pagare solo 30 euro. Non ho pagato la dogana, stranamente, pur essendo un prodotto proveniente dall'America. E sono qui, sto qui oggi e lo provo, insomma, insieme a voi, è la prima volta che lo utilizzo. Vi faccio vedere cosa comprende il kit. Praticamente ha le mascherine termomodellanti, quelle lì che hanno, insomma, i dentisti, che vi consiglio di, diciamo, utilizzarle nell'acqua caldo tiepida, perché le prime che mi avevano mandato le ho sciolte. Praticamente le avevo messe nell'acqua bollente e si sono sciolte, proprio perché basta pochissimo e queste mascherine si modellano praticamente con la vostra forma dei denti. Poi mi hanno mandato il cosettino, quello lì con la luce, vedete? Poi mi hanno mandato due siringhe di prodotto. Ed è questo qui. Poi questi cotton fioc che praticamente all'interno hanno il prodotto per proteggere, insomma, le gengive dal prodotto che stiamo andando ad utilizzare. E la penna sbiancante, insomma, per denti per far durare di più il trattamento. E poi c'è il cosettino che insomma, ci fa vedere che tonalità hanno i nostri denti. Purtroppo non si vede un cacchio di niente con questa luce. Comunque, queste, diciamo, sono dalle prime, insomma, tonalità a queste qua più gialle, vedete? Così si vedono abbastanza bene. Io non so che tonalità sono. Cioè, sembra che ho i denti bianchissimi, ma non è così. Voglio spostare un po' la luce. Vediamo, cioè, che tonalità ho? Secondo me ho la 4 comunque, a giudicare da. Dai miei denti. Cioè, raga, non mi riesco a rendere conto, rendiamoci. Allora. Oh, la 5. Perché la 5 è un bianco tendente al giallo. Fidatevi, è così. Praticamente ho la 5. Questo qui, che è un bianco che ha i bordi, diciamo, un po' giallognoli. E praticamente con questo trattamento dovrei ottenere almeno il risultato 4, che è questo qui. Raga, lo so che non vedete un cacchio, però vi giuro, andate sulla fiducia, sono una fumatrice e i miei denti sono, diciamo, abbastanza bianchi rispetto, diciamo, ad altre persone, però hanno i bordi, sono un po' giallini, infatti è proprio la tonalità 5. Sì, è proprio la 5. Tra l'altro mi sto vergognando tantissimo perché ho dei denti davvero orrendi. Comunque, allora, ho preso lo specchio. Spero di riuscire ad utilizzare al meglio questo prodotto. Vado a prendere un cotton fioc di questi. Riusciranno i nostri eroi ad aprire. Ecco qua, ho interrotto un attimo, sono andata a prendere la forbice e finalmente sono riuscita a prelevare il cosino. Adesso, per quanto ho capito, bisogna dove sta il filettino rosso, vedete?
Eccolo qua. Spezzare e si vede che il prodotto sta scendendo, vedete, dalla cannuccetta verso il cotton fioc. Si sta scendendo, lo andiamo a mettere vicino alle gengive. Sono vergognando tantissimo, raga, non potete capire che ho i denti orribili. Adesso andiamo a prendere queste mascherine. La cannuccia. E andiamo a mettere un po' di prodotto qua. Vede? Ragazze, allora ho appena finito di fare il trattamento, non vi dico, mi sono sbavata da tutte le parti. Comunque, a giudicare dal risultato, devo dire che funziona. Sulla carta sta scritto che voi potete ripetere il trattamento più volte per arrivare al desiderio, al risultato sperato, nel senso se io ora che sono arrivata al 4, che comunque è tra il bianco e il giallino, io prima stavo al 5 che è un giallo biancastro, però avevo tutti i bordi gialli. Purtroppo, ragazza, la luce non fa vedere un cazzo di niente, abbiate pazienza. Concedetemelo, cioè sembrano tutti bianchi, ma vi assicuro che la 5 c'è il giallo all'interno, quindi io ho raggiunto il 4, dovrei proseguire a fare questo trattamento fino all'1. Ovviamente non sto qui a perdere tempo altri 20 minuti a tenermi quel coso in bocca, perché ci vogliono 20 minuti, voi dovete aspettare che il trattamento faccia il suo effetto e poi lo potete ripetere oppure lo potete ripetere un poco più là, e se vedete che il trattamento sta andando via, infatti ho messo rossetto rosa, vedete? Solitamente mi faceva un effetto più giallo prima, invece devo dire la verità, scusate per i denti, ragazzi, sono orrendi, sono abbastanza soddisfatta. E poi utilizzerò, diciamo, la pennina se vedo che il trattamento sta andando a scemarsi, cioè utilizzo la pennina che mi hanno dato, che serve insomma per mantenere più tempo, dice, per mantenere per più tempo il trattamento. Questa qui è fatta tipo il correttore liquido, si gira da sotto ed esce il prodotto e voi andate a mettere sui denti e lo lasciate agire praticamente, se non sbaglio, per una notte, perché ho visto il tutorial dalle americane, perché sulle istruzioni non ho ben capito come si utilizzava, e sta ragazza praticamente se lo metteva in bocca o aspettava qualche ora, non mi ricordo
Mi informo e ve lo lascio scritto giù nell'info box. E utilizzavo insomma questa pennina qua che sempre, ha sempre all'interno il trattamento sbiancante. E niente ragazze, ah, ecco, pensavo che avevo spento tutto. Niente ragazze, questo è quanto. Io vi mando un bacio fortissimo, spero di avervi dato un'alternativa, diciamo, abbastanza economica rispetto al dentista. È molto facile da utilizzare, l'avete visto, ci sono riuscita io, ci può riuscire chiunque. E niente, vi mando un bacione fortissimo e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!